La sezione riminese dell'Associazione Nazionale Magistrati, dopo l'assemblea della settimana scorsa, ha deciso di proclamare una giornata di mobilitazione per la giustizia. Mercoledì 20 luglio presso l'aula della Corte di Assise del Tribunale, un'iniziativa aperta a cittadini e parlamentari, ai vertici degli enti pubblici territoriali, ai sindacati, alle organizzazioni forensi, al personale amministrativo, per sensibilizzare gli organi competenti circa la grave situazione degli uffici riminesi. Ci troviamo a operare con un quarto di organico di magistratura in meno, la pianta organica del personale è stata ridotta da 77 a 54 unità e sono davvero troppo pochi e quindi con queste risorse non è possibile fare più di quanto stiamo facendo. Ci tengo però a dire che il Tribunale di Rimini non è un tribunale alla paralisi, noi continuiamo a dare risposta, si celebrano processi importanti, si ottengono risultati importanti in materia penale e in materia civile ed è un tribunale all'avanguardia sul piano delle innovazioni e insomma il bisogno aguzza l'ingegno, quindi penso che abbiamo fatto tante iniziative pregevoli anche per migliorare i risultati. In una nota l'ANM segnala che la situazione degli uffici giudiziari riminesi è caratterizzata da un'evidente insufficienza della pianta organica del personale amministrativo e dei magistrati, insufficienza ancora più evidente laddove si tenga conto che il Tribunale di Rimini per organico dei magistrati è il penultimo del distretto con carichi di lavoro ampiamente superiori alla media in tutti i settori. Ad esempio che un Tribunale Civile di Rimini iscrive circa 12.000 procedimenti a fronte di 7.500 che vengono iscritti invece in un Tribunale di Pesaro con identico numero di giudici, 15 giudici effettivi a Rimini, 15 giudici effettivi a Pesaro. Analogo disagio, forse anche maggiore, per un settore penale, perché nel Tribunale Penale di Rimini iscriviamo 10.000 procedimenti all'anno, un ufficio GIPA con soli 3 unità, 3 magistrati, affronta 7.800 procedimenti all'anno. Questi sono i carichi dei magistrati di Rimini. In tale contesto si è determinata la necessità di sostituzioni e talvolta di accorpamenti di ruoli, con un conseguente aumento dei numeri di processi trattati nelle udienze, talora non dilazionabili per la presenza di imputati detenuti o di parti civili o per la natura dei reati. Ciò si riflette, conclude la nota, con oneri particolarmente gravosi su tutti gli utenti e in particolare sul personale di cancelleria. La mia richiesta è che i tavoli vadano avanti per firmare dei protocolli, spero che non ci sia necessità di altre assemblee di questo tipo, in quanto nelle sedi competenti ci avranno saputo dare delle risposte.